Ciao a tutti! Eccoci, ciao a tutti, bentrovati sul mio canale YouTube. Oggi è venerdì, sono le 14:30 e giro, metto sistema un po' il grembiule e sono pronta io per lasciarvi un'altra ricettina veloce veloce, ma veramente molto buona, facile da preparare, che ci verrà molto d'aiuto adesso con l'arrivo delle feste di Carnevale. Mi hanno detto: ma come, già così inizi così presto? Sì, perché così ve la mettete da parte e la tirerete fuori magari all'occasione, all'occorrenza. Dall'altra parte c'è Chiara, che saluto. Ciao Ciao, ciao a Chiaretta. tutti. E magari adesso aspettiamo proprio un minuto che pian piano, mi auguro, no? Insomma, che ci farete compagnia. Per chi vedrà il video dopo la diretta, cercheremo di stare stringati, così arriveremo subito, vediamo subito la ricetta. Va bene? Ci stanno collegando? Possiamo Sì, andare? sì, sì. Allora, guardate, è semplicissima. Vi farò come vi ho fatto vedere anche nelle storie di ieri. Prepareremo delle castagnole, castagnole che sono ultra soffici. Guardate che se voi le tenete coperte rimangono morbide anche il giorno dopo. Quindi meno male che sono andata a riguardare un po' le mie ricette dei quaderni quando una volta si scrivevano, perché io non me la ricordavo nemmeno più. Guardiamo subito gli ingredienti, Chiara. Allora, occorrerà il protagonista proprio di tutte le nostre castagnole è lo yogurt. Dobbiamo utilizzare dello yogurt greco. Prendete quello grasso, perché ci sarà anche un po' di materia grassa che renderà anche lei morbida poi la castagnola. Però, se per caso proprio non l'avete o non siete abituati ad utilizzarlo, va bene anche lo yogurt magro, ma deve essere greco, così bello denso. 250 grammi. Poi avremo 60 grammi di zucchero che mettiamo nell'impasto. Gli aromi, allora io oggi ve lo propongo con l'arancio, quindi un po' di scorza d'arancia, un po' di liquore, 2 cucchiai abbondanti di liquore di Grand Marnier o Cointreau, insomma questi liquori aromatici che sanno di arancia, così andiamo a rafforzare il gusto. Poi potete mettere, se ce l'avete in casa, un pochino di vaniglia, di estratto di vaniglia. Servirà anche un uovo, 2 cucchiaini scarsi di lievito per dolci e 160 grammi circa di farina. Perché Ok. dico circa? Perché dipenderà molto da che tipo di yogurt andrete ad utilizzare. Se il vostro yogurt è un pochino più denso, se è meno denso. Quindi io ho tarato la ricetta sui 160 grammi in base allo yogurt che uso, ma nessuno vi vieta di aggiungerne un pochino di più o un pochino di meno fino ad ottenere la consistenza che poi adesso vi farò vedere. Va Perfetto. bene? Quindi partiamo perché è veramente molto molto semplice. Senti, al posto Di del liquore, cosa possono mettere? Anche solo un po' di succo d'arancia? del liquore? Sì, va bene. Allora io però vi dico che il liquore aiuta il fritto, l'aiuta a rimanere un pochino più asciutto e quindi non a caso si mettono, si usa il vino, si usa la grappa, no? E quindi se proprio non ce l'avete a casa, se non avete il Grand Marnier, utilizzate un pochino di grappa, un liquore magari più alla portata, perché le rende un pochino più leggere. E rum. Ok. Anche il rum va benissimo. Sì, va benissimo. Ok? Allora, mettiamo subito le parti, diciamo, liquide, perché la farina sarà l'ultima cosa che andremo ad aggiungere, che è quella ci regoleremo poi in base alla consistenza che abbiamo ottenuto con questi ingredienti. Quindi yogurt, l'uovo. La strega ci chiedono. Ah, strega è fantastica, eh? Mia suocera usava sempre il liquore strega e ha un aroma meraviglioso. Quindi sì, Ok. tutte queste cose buone che vi piacciono. Allora, andiamo a mescolare. Io ecco, dico mettetelo perché vi aiuta. Poi dopo potete anche, se non lo mettete, vi verranno buone ugualmente, ecco. Va bene così. Poi andiamo a grattugiare un po' di scorza. Questa è quella che avevo utilizzato ieri perché, come dicevo a chi mi ha seguito nelle storie, era una ricetta che avevo scritto in un quadernino e il quantitativo della farina, io naturalmente, proprio perché dipende dallo yogurt che vado ad utilizzare ed anche dalle uova, avevo scritto a occhio, però non volevo partire subito dicendo a voi farina occhio e quindi ho fatto la prova per vedere quanta quest'occhio poteva essere. Buon Ok. odore. Eh beh, l'arancia profuma. Poi mettiamo la vaniglia, visto che io ce l'ho e la utilizzo, che ci sta sempre bene.
Se non l'avete, guardate, è un aroma, insomma, in più. Ok. Poi andiamo a mettere il liquore. Qui ero stata più abbondante, ne metto 2 cucchiai. Ok. E poi adesso andiamo ad aggiungere la farina. Ne ho pesata qua 160 grammi. Dopo vedrete, nel caso mi rendo conto che me ne serve un pochino di più, perché appunto ho usato uno yogurt diverso da quello di ieri, lo aggiungerò, ok? Mm-hmm. Anzi, nel frattempo, visto che sono veloce, accendo anche già il gas. Così arriviamo. Quindi stiamo preparando delle bombette, sì, dolci. Abbiamo fatto questo impasto con 250 g di yogurt greco, un uovo, un po' di scorza d'arancia, 60 g di zucchero e 2 cucchiai di liquore, in questo caso il Grand Marnier, ma abbiamo detto anche il Contrô, oppure il rum, la grappa, la strega, quello che siete abituati ad utilizzare, 160 g di farina, ma vedrete voi se ve ne occorre un po' di più, un po' di meno, e poi bisognerà aggiungere il lievito. Esatto, il lievito lo aggiungiamo alla fine. Voi il lievito lo andrete ad aggiungere solo quando avrete l'olio pronto. Okay. Perché a contatto con la parte umida dell'impasto poi il lievito comincia la sua azione, e visto che noi friggeremo un po' per volta, quindi non è come nel forno che facciamo un'unica infornata, ne dobbiamo, quindi diciamo che questo quantitativo in un pentolino come il mio vi occorreranno almeno 3 fritture per 3 volte, no? Dovrete andare a mettere gli ingredienti e a toglierli, e dobbiamo spicciarci a friggere, va bene? Quindi il lievito lo aggiungiamo proprio all'ultimo. Ok. Prendo il setaccio, così io aspetto adesso che si scaldi bene l'olio, perché la ricetta è pronta, e aggiungo tutta la farina, perché va bene così. Deve essere un impasto che deve poter scendere con il cucchiaino, ma non colare. Ok. Quindi dopo ci soffermiamo appena lo... E poi sapete, dipende sempre appunto anche da che farina andate ad utilizzare. Ci sono farine che assorbono tantissimi liquidi, a quel punto magari ne mettete un po' meno. Mm-hmm. Vedi Chiara, così deve scendere, se date un colpetto, non deve scendere, okay, di sua così libertà. Allora, altra cosa che ci prepariamo prima, ops, prima di del fritto, ci prepariamo un tegame, una ciotola grande, dove andremo a metterci dentro lo zucchero semolato. Perché è in questo zucchero che noi poi andremo a tuffare le castagnole, bombette, come le volete, finché sono calde, perché è da calde che terranno poi stretto lo zucchero, perché lo zucchero si caramellerà sulla superficie e rimarrà attaccato. Se voi le andate a ripassare nello zucchero una volta raffreddate, o devono essere untissime, ma noi scongiuriamo questa cosa, perché il fritto deve essere bello asciutto e quindi non assorbire olio. Solo se sono molto unte e pesanti tratterranno l'olio, sì, scusate, lo zucchero. Invece noi faremo questa operazione da caldo e vedrete come rimangono belle. Okay. Ok. Senti, il lievito che stai usando qual è? Quello per dolci? Sì, è un lievito per dolci. Okay. Lievito per dolci istantaneo, insomma, potete usare quello vanigliato oppure anche quello no, come volete. Allora, io sto aspettando, sto temporeggiando perché voglio che l'olio sia bello caldo. Dopo ci prendiamo 2 cucchiaini pronti e andremo a... Vedete, cioè, l'impasto si è già fatto, ci abbiamo messo, c'è l'orologio vicino, 7-8 minuti. Adesso per friggerle ci metteremo altri 10 minuti per friggerle tutte, quindi in una ventina di minuti scarsi vi preparate i vostri dolcetti. Ok, dai, aggiungiamo adesso il lievito, setacciatelo sempre, mi raccomando, perché a meno che proprio non andate a lavorare di frusta, diciamo di fruste metalliche con il robot, queste qui poi non le andate a sciogliere, a mano non si sciolgono, ve lo dico io. Ok. Ok, andiamo a girare. Quindi abbiamo messo tutto. Esatto. Tanto nel lievito mettono sempre anche una quantità di amido, naturalmente non è solo polvere lievitante, perché deve essere conservata, quindi anche qui c'è l'amido e che va anche qui a ispessire, poi vedi, l'impasto. Senti, alcune domande ci chiedono. Vai, se si può usare la ricotta al posto dello yogurt greco?
Sì, ci sono anche le ricette con la ricotta, ma attenzione però, perché lo yogurt greco ha più acidità. L'acidità cosa fa? Fa agire ancora meglio il lievito e quindi renderà i nostri impasti ancora più soffici, ancora più areati. E Ok. quindi lo yogurt vi fa ottenere questa cosa. A rispetto della ricotta, che sì, vi dà la morbidezza, ma non ha questa interazione così forte con il lievito. Ok, e poi ci chiedono se possono mettere anche lo zucchero a velo dopo. Cioè, un effetto Sì, è un effetto diverso. diverso. Se vi piace, sì, se preferite, perché può darsi che magari a qualcuno non piaccia lo zucchero. A quel punto lo potete mettere anche Da sopra l'ultimo fredde. minuto, cioè anche da fredde, Dopo, esatto. ok. Ok? Vediamo un po', controlliamo se l'olio fa reazione e fa le bollicine, è pronto. Non sono proprio entusiasmanti e quindi toccherà aspettare, Chiaretta. Vedi? Questo praticamente, se voi avete fretta, accendetelo subito mentre iniziate a fare l'impasto, perché è veramente così, fatto e cotto. Ecco, sì, dai, ci siamo poi. Prendiamo i due cucchiaini, questa ci servirà dopo per raccogliere tutto l'impasto. Vieni qua, Chiara, che ti faccio vedere come. Allora, è una cosa molto veloce, ovviamente le potete fare di varie dimensioni. Ah, altre domande, ci avevano chiesto se potevano mettere la cannella Aspettiamo un po'. nell'impasto, Certo, se vi piace, se sì, possono eh. mettere l'uvetta, Sì, l'uvetta assomiglia un po' alle quelle venete, no? venete, sì, sono buone. Sì, molto buone. Vabbè, c'è chi ci mette la mela, chi le gocce di Sì, cioccolato certo. e poi qualcuno ha chiesto se si può mettere la crema. Ecco, allora adesso io con la crema, io non le ho mai fatte con la crema, però mi avete incuriosito e visto che quando le ho preparate ieri, vedete, non è proprio caldissimo, eh? Adesso le altre verranno meglio, ma è per continuare il video, che così facciamo tutto. Quando me l'avete chiesto ieri, mi avete lanciato una sfida e quindi io ho preparato un po' di crema e adesso con le prime che tireremo fuori, le proviamo a farcire perché. Queste vengono piene, non sono con le castagnole fatte con l'impasto della patachou che si sgonfia, si svuotano, si gonfiano, queste rimangono piene. Ma io ieri ho visto che effettivamente la pasta dentro è molto molto morbida e potrebbe cedere anche un pochino. Quindi noi adesso da calde calde ci proveremo a infilare, la facciamo proprio in diretta e così vediamo tutte insieme se è un esperimento che vale la pena oppure no. Ok? Vedete, proprio Fai vedere come veloce. ne fai. Sì, io gli do un pochino il colpettino perché così le lavoro un po', no? Col cucchiaio, appena appena. Potete anche inserirle dentro una sacca poche e versarle, però si fa così bene, guardate. Perché poi diventano rotonde loro, mentre cuociono. Voi gli date giusto un po' di garbino, ecco, poi qualcuna verrà un po' più rotonda e qualcuna meno, ma sono fatte a mano, sono fatte in casa, non è una fabbrica che fa queste cose. Ok, potete proprio tranquillamente anche riempire la vostra. Ecco, poi vedete che si girano da sole? Hai notato che quando sono pronte, poi si girano e si sgonfiano. Ok, vedi che belle. Si gonfiano bene, quindi io dopo subito subito appena li tiro fuori proverò a riempire, tant'è che ho qua la crema. Senti, per la frittura che olio stai usando? Ah, questa cosa è molto importante. Io sto usando un olio, aspettate, oppla. Allora, sto usando un olio di girasole alto oleico, Altoleico. esatto, che non fa odore, tra l'altro, quindi ha sì, Chiara, è vero. Fa molto meno odore dell'altro, mantiene, è perfetto per le alte temperature, anche se qua noi non dobbiamo superare i 170 perché poi dopo si brucierebbero, eh? È una frittura che deve andare un po' con calma perché deve permettere poi di cuocere. Va benissimo anche l'olio di arachidi, quindi se avete l'olio d'arachidi a casa va benissimo anche quello. Io non vi consiglio l'olio d'oliva o l'olio extravergine d'oliva. Perché intanto l'olio extravergine d'oliva è carissimo e andando a friggerlo, utilizzandolo caldo, gli andiamo praticamente ad azzerare tutte le sue sostanze nutritive, tutti i suoi benefici, perché li andiamo, dopo non, è un peccato. E visto Sì, che me li sono lavati Rebecca i capelli, infatti ho tutto un
cioè un tutto sistema di di riparazione, cioè, per non avere dopo assorbire l'odore del fritto. Però Chiara, non c'è tanto odore. No, no, meglio di altre volte, è vero. Esatto, perché poi è un odore piacevole. Vedete, ci vogliono, calcolate che almeno 3-4 minuti a frittura ci vuole, perché devono, è un impasto pieno, quindi deve cuocersi dentro. Dopo, se rimane crudo, non è piacevole. Ecco, proprio ancora. Io adesso per fare la prova, prima che si brucino poi quelle, faccio subito la prova della crema, così sappiamo se, di che morte morire. Allora, l'ho scolato bene bene, vedete, sì, che e sono asciuttissime. Subito nello zucchero. Ecco, vedete com'è? Perché sono calde e quindi lo tengono ben attaccato. Bello. Ok? Allora, adesso proviamo a infilarci subito subito, finché è calda, perché così l'impasto cede. Proviamo. Dai che viene! Oh, guarda quelle altre che ormai sono pronte. Ragazzi, sì, si possono anche farcire con la crema. Buone. Adesso ne facciamo delle altre. Perché avete visto come è andata giù? Perché si è gonfiato, ha ceduto. Guardate, io scolo molto molto bene qui. E poi, infatti non vi conviene utilizzare pentole più grandi e farne di più, perché dopo non riuscite a gestire questa cosa. Fate così, in 3 volte le avete fritte tutte. Ok. Se bruciano, no? Fate così, io poi invece ho le mani più resistenti e vado anche. Ecco, guardate, perfette ragazze. Allora, queste buonissime gambettine castagnoli le abbiamo fatte, per chi è arrivato un pochino più tardi, con 250 g di yogurt greco, 160 g di farina, un uovo, scorza d'arancia, 60 g di zucchero, 2 cucchiai di Grand Marnier di lievito istantaneo per dolci e poi abbiamo messo un pochino di vaniglia. Le abbiamo fatte con il cucchiaino cadere nell'olio bello caldo, fritte per 3-4 minuti e adesso le stiamo anche riempiendo con la crema. Abbiamo detto il liquore ve lo consigliamo, ma potete usare a quello che siete abituati, insomma, ad avere nelle vostre cucine. Potete anche aromatizzarle con la cannella, l'uvetta, quello che insomma vi piace di più. Adesso devo metterne delle altre. Abbiamo detto, mi raccomando, farina e lievito per ultimi. Sì, perché adesso io ti faccio vedere che appunto perché lo yogurt fa fare subito reazione, adesso io ti faccio vedere com'è questo impasto, cioè come cambia più rimane lì. Guarda Chiara, fai vedere le bolle, vedi come... Ah, sì. Ecco. E quindi va fatto, adesso io mi sono persa, se siete in due che fate questa cosa, se volete farle con la crema è meglio. Così, mentre voi friggete, il compagno vostro mette la crema e voi non vi perdete in chiacchiere. Io l'ho mangiata una. Com'è? Buonissima. Ecco, allora ringrazio, vedete che mi siete sempre di stimolo. A me ieri, io me lo ricordo, è stata Rossella che mi ha chiesto, ma si possono farcire con la crema? Io le ho detto, Rossella, l'impasto dentro insomma è pieno, però non è neanche tanto duro, quindi vediamo. E quindi grazie a Rossella che mi ha stuzzicato. Quindi ci chiedono anche con la Nutella. E beh, certo. Ricordatevi che voi quali avete aromatizzate con l'arancio, eh? Quindi se invece volete far spiccare di più il sapore della Nutella, vabbè, arancio e cioccolato però ci sta bene. Bene, io ce l'ho messa ieri sopra quelle lì. Esatto. Allora, una lì l'ho fatta un po' bruttina perché mi è... Che però buone. Avete visto come lievitano subito? Ecco, quindi non friggetele tutte. Allora, io riempio anche queste visto che ho la crema. E poi scolo le altre e spero di avervi dato anche oggi, in pochissimo tempo, una ricettina furba, fatta bene, che ci diverte, che si prepara in pochissimo tempo, di castagnole, addirittura farcite con la crema, così. Ok, e adesso preparo le altre, mettiamo le altre così. Tuo papà andrà matto stasera con queste qui, perché a lui piace molto la crema. Sì, devo dire che sono super. Adesso queste le aspettiamo di farare, così facciamo l'ultima.
Senti, la ricetta la metterai sul blog? Allora, no, la ricetta è innanzitutto qua sul canale YouTube, dopo io metto sotto, voi sapete che quando venite qui sul mio canale, se non vi siete ancora iscritte, iscrivetevi e poi sotto al video voi trovate tutti gli ingredienti, okay. Quindi l'avete sempre. Poi magari più avanti la metterò anche nel blog, ma anche qui, siamo anche qui a casa mia, il blog e il canale YouTube è praticamente la stessa cosa, okay. Va bene, quindi voi trovate venite qui e trovate tutte le ricette che facciamo. Scolo anche queste, poi dopo vi saluto e continuo a friggere l'ultima, qui vedete. Senti, quante ne vengono più o meno? Ne vengono 3 fritture di queste, contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 che ti sei mangiata, quindi circa 30, 40, una quarantina, 45 okay. Pezzi, dipende sempre poi da come li fate, da quanto li fate grandi. Esatto, queste le ho fatte più grosse perché sono andata un pochino più, meno, sono stata un po' più grossolana per finire. Va bene? Però una, anche se sono grosse, ne mangio un po' meno e va bene. Ma guarda, queste sono proprio contenta, che fanno sì. Proprio gola. Sì. Bene, bene. Anzi, dopo ne apriamo una, perché tu l'hai mangiata, ma i nostri amici... E l'ho mangiata calda, super. Adesso scolo buona. Queste, vi apro quella lì alla crema e vi saluto. Così facciamo... rimaniamo nei tempi e non annoiamo nessuno. Spero. Ok, queste sono venute un po' più grandine, ma sono altrettanto belle. È un impasto, grazie allo yogurt rimane, si gonfia, lievita tanto e vi garantisco che rimangono soffici fino a questa sera, come appena fatte, vero? Sì. Allora arrivano le prime al tuffo, vum! Chiara, tu che sei bravissima a riprendere, ti ricordi i primi video li ho fatti con Chiara, quelli belli belli, dopo poi ho cominciato a farli io da soli, si vede la differenza, quelli, i più bei video che trovate lì, qui sul canale YouTube me li ha fatti Chiara, poi era diventato un po' troppo impegnativo. No, è che non ero neanche io tanto capace. No, tu eri bravissima, ecco qua. Se li lasciate anche un po' ferme in mezzo allo zucchero, sempre per quel lavoro, per il fatto del caldo, ecco, lo assorbono, lo tengono meglio. Adesso ve le apro. Vi apro così vi faccio vedere la consistenza di tutti entrambe. Magari di tutte e due. Si sono raffreddate. Facciamo una della crema, questo intanto lo sposto così finisco subito dopo. Ok. Allora, pronta? Ci siamo? Sì. Facciamo vedere, no, proprio da vicino, così sì, sì. Guardano la consistenza. Allora, queste abbiamo detto con la crema. Che ve lo dica fa? Direi che proprio sembrano i bomboloni. Sì. Allora, questa crema, e lo riappoggiamo lì perché adesso io devo parlare e non posso... E questo invece, semplice, vi faccio vedere com'è l'interno, vedete? Sofficissimo. Brucia, perché ho preso quello caldo. Ho preso quello caldo. Però vi faccio vedere così. Ecco, massacrato. Va bene, cari amici e amiche, io sono contenta di avervi lasciato anche oggi una ricettina che mi ha divertito. Spero di aver fatto divertire anche voi, che vi sia piaciuta. Vi do l'appuntamento lunedì alla ricetta in diretta sui miei canali social, Facebook e Instagram. E qui ci vediamo il venerdì. Se vi è piaciuta la ricetta, mettete un like qui sotto al video, condividetela ed iscrivetevi alla mia pagina per vederne delle altre. Questa è la frasetta che dico sempre. Sarà contenta la nonna. Esatto. Ciao a tutti, grazie. Ciao, grazie.